e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Diciamo insieme quell'iniziativa che abbiamo preso, mille Ave Maria per il Papa e per la pace, e per il Papa che sta guidando la Chiesa in questo momento così drammatico, difficile, dove l'uomo si domanda anche: ma Dio dov'è in questi conflitti? Dio dov'è? Perché non interviene prepotentemente? Sarà la domanda che costantemente nel viaggio in Ucraina mi ha posto Lucia Annunziata. E allora il Signore ci dona la pace, ma la pace dipende anche dall'uomo, dalla collaborazione, dall'uomo che si apre alla voce di Dio, altrimenti saremo dei burattini, brava gente, saremo dei burattini. Dio ci lascia liberi, straordinariamente liberi. Andiamo avanti, brava gente, andiamo avanti e ascoltiamo questo Vangelo che è straordinario, che il Signore ci dona. Eccolo qui, vediamo dove sta. Nella festa di San Filippo e Giacomo, due apostoli, domani sera, una sorpresa, vi porterò in una chiesa dove c'è la memoria molto forte, qui a Roma, dei Santi Filippo e Giacomo. Va bene? Ascoltiamo il Vangelo, vi avviso, domani dalle 4 meno 10 alle 5 meno 10 saremo in uno speciale del TG3, quindi un'ora, dove parleremo di questo viaggio, di questa missione e annunceremo anche delle iniziative molto molto importanti, però piano piano, una cosa alla volta, va bene, brava gente? Siamo insieme stasera per ascoltare questo Vangelo. In quel tempo Gesù disse a Tommaso: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre, il Padre è in me? La parola che io vi ho dato, che io vi dico, non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete in me, io sono nel Padre, il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Bellissimo, brava gente. È un testo straordinario. Io l'ho titolato Uomini e donne dell'incontro. Uomini e donne dell'incontro. Una parola è quella di oggi, brava gente, che ci invita a comprendere i titoli di Gesù, cioè che Lui, ciò che Lui è per noi. Io sono la via, la verità e la vita. Bellissimo, questo è uno dei principali titoli di Gesù, no? Poi a volte se io sono il pane, sono diversi, sono la luce, no? Però questo è molto forte, io sono la via, la verità e la vita. Penso a quando ci dice: io sono il buon pastore, o ancora: io sono la porta delle pecore, io sono la luce, io sono il pane di vita, io sono la vita e voi tralci, io sono la resurrezione. È interessante come in tutti questi titoli, al di là delle diverse sfaccettature, ci sia un verbo, brava gente, l'avete annotato, ci sia un verbo, il verbo essere. Ce lo ripete: io sono. Se il Signore ce lo ricorda è perché sa bene che qui, in questa affermazione dell'eterno presente, io sono, no? È proprio un eterno presente, potremmo dire, c'è uno dei segreti della nostra carta d'identità cristiana. Uno dei segreti della carta d'identità cristiana.
nella misura in cui percepiamo il nostro essere in Dio, riconoscendo che anche l'altro, il nostro vicino, è in Dio, possiamo cogliere un aspetto stupendo della vita cristiana. Siamo importanti, siamo preziosi a Dio. L'io sono rappresenta un Dio che è sempre con noi. Eccolo il segreto, bellissimo. L'io sono significa che Lui è sempre con noi, brava gente. Non un Dio che è stato, cioè è stato, o che sarà, no? No, no, che è qui, in questo momento, tra me e voi, brava gente, tra tutta la brava gente, no? Cioè, è una cosa straordinaria questa, che davvero non ci dovrebbe mai far perdere la speranza, È l'Eterno presente, ce lo scriviamo, ce l'annotiamo, perché noi qualche volta siamo scordarelli, Ma Dio dov'è? Ma come sono vicino a te, Un Dio che è con noi, che è per noi, che è con noi, in noi, bellissimo. Tutto questo ci pone e ci fa cogliere una differenza nelle relazioni che viviamo, brava gente. Se è vero che la vita è una strada, un cammino, c'è differenza tra incrocio e incontro, C'è una differenza tra l'incrocio, e l'incontro. All'incrocio si passa, si gira, si sfiorano le persone, senza davvero accorgerci e accorgersi di esse. Cioè nell'incrocio noi sì, passiamo, strusciamo, facciamo, no? Però non incontriamo realmente le persone, ce ne accorgiamo, ma non le incontriamo. Allora voi capite, ecco qua, ogni tanto il cellulare fa capricci, noi lo riaggiustiamo, Devo riaggiustare il braccio, sa, si chiama l'equilibrizzatore, non lo so come si chiama, insomma, ecco. Però ogni tanto fa clac, sì, e io lo aggiusto. Speriamo che regge ancora un altro po'. Ecco, oggi il Signore ci chiede di incontrarlo, non di incrociarlo. Perché è solo nell'incontro che ci si conosce. È solo in questo presente, che noi lo possiamo vivere. Ci chiede di accorgerci di Lui e dell'altro, di prestare importanza a chi condivide con noi la strada, a scambiare uno sguardo, una parola, un gesto, perché è solo dall'incontro che scatta la scintilla. Come ci ricorda un pensiero attribuito a un grande esperto delle scienze umane, uno psicologo, Jung, no? Non so se l'avete sentito mai nominare, Jung, no? L'avete mai sentito nominare? Sì o no? È un grande esperto di psicologia. Sentite cosa dice. L'incontro di due personalità è come il contatto fra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Bellissimo. Questa è una bomba atomica, sempre parlando di guerre, no? Però queste sono quelle bombe belle, no? Cioè, se avviene veramente l'incontro da due persone, c'è una trasformazione. Se noi incontriamo realmente questo Vangelo, questa parola, c'è una trasformazione. E lo dice facendo l'esempio bellissimo delle sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. È bellissimo. A me questa cosa mi piace da morire, fa impazzire. L'incontro di due personalità è come il contatto fra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. E il Signore ci trasforma nell'amore, brava gente. Ci trasforma in questo presente. Io spero di essere presenti a voi come voi, Spero siate presenti a questo momento. E io ci credo perché vedo i commenti, interagite con le affermazioni, no? Vedete, adesso per esempio Elisabetta ha scritto l'incontro con Gesù e con l'altro ci trasforma, no? Bellissimo, cioè è segno che c'è una reazione, no? È una trasformazione, certo, Carl Jung, vedete, Alba, no? Caterina, no? Oggi il Signore ci chiede di accorgerci di Lui, dell'altro, no? Giusi, Rita, Daniela, no? E così è, brava gente. Siamo fatti per cambiare, è bello, no? Siamo fatti per cambiare, per sbocciare, per comprendere, per rivedere le nostre posizioni,
Siamo fatti per conoscere, per vivere in comunità, per interessarci alle persone accanto a noi. Siamo delle persone che vogliono solo far del male, vogliono solo ferire l'altro. Ma che c'hanno dentro queste persone? C'hanno l'odio dentro. E bisogna solamente aver pietà di queste persone. Bisogna solamente aver pietà, brava gente. Non reagite mai all'odio, vi prego, vi prego. Ci sono le grandi guerre, ma ci sono anche le piccole guerre. E noi non vogliamo entrare nella logica delle guerre. Siamo fatti per conoscere, quindi. Siamo chiamati ad essere, siamo chiamati a generare come Maria generò Gesù, a far crescere nel nostro piccolo la speranza, la luce cristiana. Ci accompagni in questo mese di maggio il pensiero di Maria e ci faccia diventare uomini e donne del cammino, uomini e donne della verità, uomini e donne della vita, uomini e donne dell'incontro. Ecco perché vogliamo chiedere a Maria il dono dello stupore. Il mondo ci ha rubato la capacità di stupirci, di trasalire. Ci ha rubato la capacità di incontrarci. Non c'è rapimento negli occhi, come afferma Don Tonino Bello. Siamo stanchi di aguzzare la vista, perché non ci sono più arrivi in programmi. L'anima è riarsa, come il greto di un torrente senza acqua. Le falde della meraviglia si sono prosciugate. Siamo vittime della noia, conduciamo una vita arida di estasi. Ci sfilano sotto gli occhi solo cose già viste, come sequenze di un film ripetute più volte. Ci sfugge l'ora in cui il primo acino d'uve rosseggia bellissimo. Quando vedete quest'acino d'uva, no, che rosseggia, ci sfugge anche quello, cioè si sfugge la vita, brava gente. Viviamo stagioni senza primizie di vendemmia, anzi, sappiamo già quale sapore ogni frutto racchiude sotto la corteccia. Ecco perché a Maria noi oggi vogliamo chiedere e chiediamo di farci provare le sorprese di Dio e dell'incontro con gli altri. Lasciamoci sorprendere dall'incontro con gli altri. Vogliamo essere uomini e donne delle sorprese, brava gente? No, voglio sentire da voi. Vogliamo essere Marianna, Giovanna, Angelo, Jenny, Marco, Carmela, Carmen, Mario, Rosalba, vedo i nomi, no, che corrono. Vogliamo essere uomini che si aprono alla sorpresa dell'altro, Che bello, brava gente, essere gente positiva. No, gente che vuole il male, ci sono delle persone che vogliono il male proprio, sono soddisfatte solo se fanno del male, che brutte persone. Brava gente, avanti, forti, 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 com'è? Noi siamo forti e vinceremo, no? Brava gente, avanti, gli uomini della pace vinceranno, ricordatevelo questo, vinceranno, va bene? No? Mi fermo qui, brava gente? Sì, se no ci pare stasera la fai lunga, dici che eri stanco, no? No, no, no. Voi come state? Soprattutto, come state? Non sento, come state? Bene? Avanti, anche se c'è qualcosa che è, avanti. E ha detto il Papa una cosa bellissima, forte: la guerra è un oltraggio blasfemo a Dio. La guerra è un oltraggio blasfemo a Dio. Brava gente, andiamo avanti. E al termine anche di questo momento lo facciamo, abbiamo raggiunto 1000 persone, no? Ma mo che siamo quasi 2000, diciamo 2000 Ave Marie per il Papa e per la pace, brava gente, va bene? Pensate, in questo momento facciamo volare 2000 Ave Marie, in questo mese di maggio. È una proposta che io ho fatto un po' alle persone per questo mese di maggio. 1000 Ave Marie appena arriva il numero 1000 e 2000 Ave Marie appena arriva il 2000, no? Per la pace nel mondo. In questo mese di maggio diciamo a Maria, va bene? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Forti?
fortissimi, eh? Vedo che mettete segui, mettete sempre segui così vi arriva la notifica. Condivido, ancora condivido, eh? E poi faccio un augurio a tutti Filippo e Giacomo, perché domani è San Filippo, oggi in questo giorno, è San Filippo e Giacomo, eh? San Filippo, quindi gli auguri a tutti loro che portano questo nome Filippo, a tutti questi che portano Giacomo. Vi ricordo l'appuntamento di domani pomeriggio alle 15:50. Fino alle 16:50 uno speciale del TG3 dedicato alla nostra missione di pace, quella che abbiamo fatto con Lucia Annunziata e con Simona Sala, il direttore appunto del TG3, che domani dedicherà un'intera puntata, un intero speciale. La ringrazio già fin d'ora e ringrazio anche la cooperativa Auxilium, ringrazio la Croce Rossa di Amalfi, l'associazione Humanitas, perché davvero possiamo continuare a essere attori di pace. Ringrazio la Presidente e la Vicepresidente del Parlamento europeo per l'incontro che abbiamo avuto. Ringrazio i consiglieri del Presidente Zelensky in Ucraina. Stiamo preparando un'importantissima missione. Avete capito, abbiamo incontrato il continuare ad operare per la pace, per il bene. Quindi è stata una premissione per una ancora più importante. Noi non demordiamo, vogliamo essere operatori di pace, brava gente. Voi accompagnateci con la preghiera. Domani esce un bellissimo articolo su Avvenire, poi ve lo condivido, lo condividiamo e vado ai saluti, brava gente, va bene? Forti, forti. Ci sono degli appuntamenti in questo periodo molto importanti. Il 13 maggio a Perugia farò una lectio magistralis sul giornalismo, oggi. Poi vi ricordo gli appuntamenti: dal 2 al 4 giugno saremo a Trento. Il 4 giugno avrò una lectio magistralis a Trento, il Dio Danaro tra pace e guerra, con me il direttore del Sole 24 Ore. Ci saranno anche altre personalità, che concluderà uno delle più importanti assise, incontri sull'economia a livello internazionale. Ci saranno primi ministri di diversi paesi, ci saranno i più grandi economisti del mondo, forse l'appuntamento più importante in Europa sull'economia, questo di Trento, e io porterò un piccolo contributo, questa lezione che farò sabato sera. Poi metterò il post per prenotarvi, per chi vorrà seguirla in diretta, sarà seguita da diversi canali. Voi pregate perché possa dire parole buone, parole buone, brava gente. Ok? Forti? 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 E poi ci sono anche tante altre novità di pace, va bene? Vado ai saluti allora. Maria Rosaria vorrebbe gli auguri per il figlio Davide, un bravissimo ragazzo che oggi compie 28 anni. Davide, fortissimo, fortissimo, eh? Poi Virne e Carlo festeggiano 27 anni di matrimonio e lo seguono sempre con Raissa, la figlia sedicenne, e vorrebbero gli auguri e una benedizione, sicuramente, la benedizione per tutti voi, brava gente. Giovanna vorrebbe gli auguri per la figlia Costantina, 34 anni, ogni bene Costantina, forte. Rosalba vorrebbe gli auguri e una preghiera a San Francesco. Domani 2 maggio sarà il mio compleanno, ma certo, ogni bene anche a te. Santa Giorgi mi ha chiesto di pregare per la mamma, domani fa un anno che il Signore ha chiamato a sé in paradiso. Va bene? Va bene? Forti? Forti? Forti! La bussola non te morde. E due parole sul viaggio vissuto. Al di là delle istituzioni che abbiamo incontrato, a cui abbiamo regalato un ramoscello d'olivo della città di Assisi, ringrazio anche la sindaca Stefania Proietti, ringrazio chi ha collaborato per farmi questi ramoscelli, che saranno un po' il simbolo del mio incontrare le persone, un ramoscello d'olivo. Va bene? Ringrazio chi ha inviato gli aiuti che abbiamo mandato, chi ha contribuito in vario modo, chi con un IBAN, chi con facendo arrivare qui cibo, medicine, maglioni. È stata veramente una bellissima gara di solidarietà. Ringrazio anche la Sant'Egidio,
ringrazio anche quei volontari della cooperativa Auxilium che stanno lì. Pensate, hanno chiesto di lasciare un po' il lavoro qui per fare del bene lì al confine. Bellissime testimonianze, brava gente. Il nostro è stato un piccolo granello di seme, ma ne parleremo domani, ve lo ricordo ancora l'appuntamento, dalle 15.50 alle 16.50 su Rai 3. Aspetto domani, poi metterò anche nei commenti, così interagiamo durante la trasmissione, senza dirlo a nessuno, va bene? Facciamo dei commenti così, va bene? Allora, domani vi aspetto su Rai 3 alle 15.50. Brava gente, andiamo avanti. A domani sera, e la Madonna ci accompagni, San Francesco ci sostenga. Qua c'è uno, vorrei che davvero in questo momento San Francesco ci accompagnasse. Guardate, brava gente, eccolo lì, È bellissimo, Sotto poi quest'ulivo secolare straordinario, Buonanotte, brava gente. Buona giornata, brava gente, Condivido e segui, mi raccomando, ogni bene, forti, forti.